Portano a casa i 3 punti gli uomini di Mister Fucili con il bomber Casolla infortunato in panchina, anzi acciaccato per meglio dire, che segnano e resistono al ritorno ospite in una partita agonisticamente molto valida. Fossombrone con 4 difensori, 3 a centrocampo, 2 punte più la terza Pagliari che parte arretrato. Termoli 4-1-3-2 camaleontico. Partita aperta fin dal primo minuto con ospiti aggressivi e determinati, ma i padroni di casa non sono da meno e al 10° Conte viene strattonato in area e va a terra. L'arbitro fa cenno di proseguire, la prima impressione però è che fosse rigore. Partita in equilibrio con il Fossombrone che cerca di più il gol. Gol che arriva al 22°. Pagliari conquista, difende e dà il pallone a Conti che si libera e dalla destra lascia partire un diagonale dove l'estremo difensore Lombardo non può farci niente. 1-0. Reazione rabbiosa dei molisani che alzano il baricentro. Tanto agonismo con portatori di palla sotto pressing da una parte e dall'altra. Al 34° ancora Fossombrone con Conti dalla corta distanza, angolo. 1 minuto dopo la risposta giallorossa, Hernandez arrivato dalle retrovie, va al tiro sul primo palo. Comunque nessun problema per l'estremo difensore del Fossombrone, ben appostato. Al 41° azione che parte dal funambolico numero 10 del Termoli Esposito, palla dall'altra parte, Gabrielli, tiro fuori, ma l'azione era davvero ghiotta. Ripresa con ospiti ancora alla ricerca del pareggio, costruiscono molto gli uomini di Mister Martino, ma non riescono ad andare al colpo decisivo. Ai 3 cambi molisani ne segue uno del Fossombrone e siamo alla metà del secondo tempo, poi si cambia ancora. Al 33° sul proseguo di un calcio di punizione Camilloni di testa manda fuori per il Fossombrone. Il Fossombrone comincia un po' a respirare, poi arrivano i 4 lunghi minuti finali di recupero, minuti che evocano brutti ricordi, ma questa volta la vittoria è dei padroni di casa. Fossombrone 1, Termoli 0. Abbiamo fatto la nostra partita, è chiaro che una volta che siamo andati in vantaggio poi si è incanalata in quella direzione, anche perché il Termoli è una squadra forte, l'abbiamo detto in settimana, basta vedere i cambi che hanno fatto il secondo tempo, insomma hanno messo giocatori veramente di categoria e di spessore e noi come ho sempre detto siamo al massimo, il gas è aperto dalla prima giornata ed è chiaro che in alcune situazioni possiamo anche pagare questo, però grossissime occasioni adesso non me ne ricordo, è stata una partita molto combattuta e da questo punto di vista siamo stati bravi e cinici a sfruttare quello che ci è capitato e abbiamo dato in alcune situazioni prova di maturità, sono molto contento dei ragazzi perché stanno veramente crescendo anche nelle piccolezze, perché in questa categoria purtroppo o per fortuna sono le piccolezze che fanno la differenza. Sono contento perché comunque a livello di prestazioni non abbiamo mai demeritato e anche oggi si è stata molto combattuta, è vero che magari rispetto ad altre partite siamo stati meno propositivi, però ripeto, gli avversari non ce lo permettevano, di conseguenza vincere queste partite dal mio punto di vista hanno grandissimo significato.